Allora, stamattina mi è successa una cosa che, cioè, mi ha chiamato l'impresa e mi ha detto, poi sai quando ti chiamano, ti prende il panico perché sarà successo qualcosa in cantiere? Non sarà successo niente. Che cosa? Caldo atroce. In realtà non è successo niente, o meglio, c'è da fare una cosa che io non avevo idea si dicesse così, non so che cosa voglia dire, stampare i muri. Ok, c'è da stampare i muri in cantiere, quindi l'impresa chiama l'architetto e niente, l'architetto deve andare lì e stampare i muri, ovvero trovare il perfetto posizionamento del muro sulla platea che abbiamo fatto. È una cosa di estrema responsabilità. Perché? Perché non puoi sbagliare neanche di più del 2%, perché quella è la tolleranza. Il 2% è pochino, eh? È pochino, pochino. Nel mio progetto Alplan ho tutto. Ho i vari pacchetti, quindi ho sia la parte muraria, sia la parte di isolamento, sia la parte di intonaco. Io ho bisogno di visualizzare soltanto la parte muraria, perché quella andrà quotata e quella mi dovrò portare in cantiere stampata, non stampata, insomma, io me la stampo, che non si sa mai. Ma prima di tutto iscriviti al canale, metti mi piace e attiva la campanellina per i prossimi video. Andiamo a vedere il progetto Alplan. Eccolo. Questo è il piano terra, poi ho anche il piano primo, ma il piano primo per ora non ci interessa. E ho tutte le mie cosine sopra. Quindi ho tutte le mie scrittine, ci sono i vari strati, i vari layer, che però a me interesserà soltanto lo strato, diciamo, di muratura. Quello che andrò a fare è posizionarmi su un altro quadro, utilizzare un layer specifico per le quote e spengere su questo tutto ciò che non mi serve, quindi lasciare accese soltanto le murature. Mi sposto in un quadro che chiamo quote per stampa muri, metto bloccato il mio quadro sottostante e mi sposto nella palette oggetti. La palette oggetti è una palette mistica che poi vedremo più nel dettaglio, ma oggi devo andare a spengere tutto ciò che non è muratura. Quindi posso spengere i retini, vedete c'è un occhiolino qui, io spengo i retini. Ecco qua che ho tutto pulito, ho lasciato gli infissi e basta. E mi sposto non sui layer, ma vado avanti e mi sposto per materiale, perché io devo spengere anche l'intonaco, devo spengere l'isolamento, devo spengere il rivestimento esterno, lascio i pilastri che mi servono ed ecco qui, ora è giusto, tutto nudo, cioè è rimasto soltanto due porte perché probabilmente mi sono andate a finire nel layer pareti, infatti si vede layer pareti, esattamente. Prendo le quote e vado a cambiare il layer, perché se lo metterò nello stesso layer di prima, ovvero quello standard, linee di misura generali, mi si riaccenderanno anche le altre linee di misura sugli altri quadri, cosa che io non voglio. Vado a mettere quindi linee di misura ingegneria, arrotonda la cifra di misura a millimetri 5, va bene perché sotto non ce la facciamo, premo ok e inizio a quotare tutto. Eccolo qua, abbiamo fatto. Ciò che è importante da ricordarsi in questa operazione è di prendere davvero tutte le misure, sia quelle interne, quindi delle pareti che andranno a svilupparsi internamente, sia quelle esterne, ovvero quelle degli infissi. Vedi, qui ho lasciato, non ho preso questa misura qui, tasto destro, aggiungi punto linea misura, eccolo qua, tac. Ci vuole poco per sbagliarsi, eh. Adesso devo creare una 3 con questa immagine, quindi mi sposto sul layout tavola e vado a creare una nuova tavola nell'albero delle tavole. Sulla 27 vado a scrivere quindi stampa muri. Vado a vedere che tipo di tavola è, su configurazione tavola, a 2 no, io voglio una 3 perché non voglio stamparlo così grande, ok. Elemento tavola, vado a cliccare sulla struttura opera e qua su in alto a destra c'è seleziona quadri attualmente caricati. Facilissimo. E mi prende chiaramente la pianta e il quadro quote per stampa muri, quello che ho appena creato. Premo ok. Prima di andare a inserire il mio disegno, che cosa devo fare? Devo andare a imporre il set di stampa come fisso, ovvero quelli che sono attivi adesso nell'elemento tavola. Chiaramente alcune cose mi rimangono visibili, come ad esempio gli isolamenti, eccetera, perché non avevo spento il layer, ma avevo spento, perché il layer è pareti, ma avevo spento il materiale isolamento che mi serviva per prendere le quote giuste. Comunque sono perfettamente visibili. Saprò quando andrò in cantiere che questo punto qua, che questo 30, si riferirà all'elemento
l'interno a questo, che è quello che ho appena messo. Tuttavia le quote sono un po' piccole, le fanno sempre più piccole. Mi sposto di là, di nuovo, vado a mettere nella scala che preferisco anche nella tavola e vado a ingrandire le quote tutte insieme. A cliccare modifica parametri testo, vado prima di tutto a prendere modifica linea misura, vado su testo, 1,5 un po' piccolo, 2, ok, tutte, ed ecco qua che sono diventate più grandi. Ritorno al layout tavola ed ecco qua la mia tavola. Vado a esportarla in PDF. Ora vado in copisteria, la stampo in A3 e sono pronto per andare in cantiere. E speriamo vada tutto bene. No, andrà tutto alla grande. Bisogna avere fiducia. Mi raccomando, il BIM, come dico sempre, è bello farlo da soli, ma fatto in più persone è ancora meglio. Iscriviti al canale, metti mi piace e attiva la campanellina se ti è piaciuto questo video. Spero di esserti stato utile in qualche maniera oggi con i miei video. Tanto ci vediamo da qui a poco. Da Pietro Massai è tutto. Ciao!